Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Game Sport. Oggi ragazzi siamo qui tornati finalmente con un nuovissimo video su FC25. Vi sto portando diversi contenuti in questo periodo di FC25, quindi lasciate un bel mi piace, condividete il video con gli amici ragazzi, perché a 50 visualizzazioni vi porto anche il best starter team, chissà, della Premier League o della Serie A. Incominciamo con questo qua della Liga Santander, che mi è venuto veramente molto molto carino e che lo andrò a fare con voi. Mi è venuta un po' questa idea e vediamo un po' come si svolgerà il tutto. Ma prima di cominciare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Vi ricordo che tutti i video escono tutti i giorni alle ore 13 qui su Ivan Game Sport e tutti i shorts dalle 10 fino alle 19 di sera. Iscrivetevi al canale, l'obiettivo è arrivare ai 400 iscritti prima della fine di ottobre. So che ci possiamo arrivare, quindi dai ragazzuoli, mancano solamente 27 iscritti. Dai, dai, dai. E andiamo immediatamente su FC e incominciamo con questo best starter team della Liga Santander. Vamos! Allora, ecco qua la Liga. Potete vedere il nome della squadra e andiamo a creare il nostro 4-4-2. Il nostro, diciamo, secondo me, il modulo OP di questo FC25, partendo ovviamente dal portiere, ragazzi, perché il portiere si deve andare a mettere. Io già ho un'idea, perché Unai Simon, secondo me, è un portiere top. Perché ho una piccola idea su chi linkare. Per me, Unai Simon in porta potrebbe essere veramente, veramente molto, molto, molto buono, anche come le stats che si ritrova. E più ragazzi ha diversi piccoli playstyle che potrebbero fare veramente veramente molto bene. Come ruolo, portiere classico ha il plus. Andiamo con il terzino destro. Ho pure qui una piccola idea, però vi voglio far vedere direttamente da qui, dove cazzo si trova, ecco qua, le mie idee, che sono Koundé, però costa ragazzi, costa. Oppure andiamo base con Molina o Carvagal. Entrambi ragazzi, Carvagal e Molina, sono buoni, però vede meno rispetto a Koundé, però che costa veramente tanto. Io volevo fare una squadra massimo 100k con qualche giocatore buono, però forse Koundé è un po' troppo, costerebbe. Quindi io vi vado a mettere il buon Carvagal, non per l'overall rispetto a Molina, che comunque è anche più veloce, però come potete vedere difesa e fisico sono molto meglio che Carvagal, può fare passaggi migliori, dribbling migliori. Quindi andiamo a mettere Dani Carvagal 86 di overall come terzino destro. Andiamo in difesa centrale. Nel frattempo ragazzi è morto pure il cellulare dove sto registrando la webcam, ma comunque stavamo dicendo difensori centrali della Liga Santander. Io ho qualche idea e partendo dall'idea di Araujo, però costa 100k. È vero, si può abbassare, ma non ci starei tanto con la speranza. La stessa cosa di Rudiger e Militao. Poi io metterei onestamente Alaba, perché secondo me è abbastanza buono. È vero, c'è l'altra versione, quella là, però costa quella, ragazzi. Mettete Alaba base, che è veramente forte, fidatevi di me. E un altro difensore centrale, ovviamente a prezzo che comunque lo potete andare a comprare, non vi dovete fare un mutuo per comprarlo, ragazzi. Io metterei onestamente Christensen, però anche José María Jiménez mi sembra leggermente forse più forte, perché è un po' più veloce, un po' più fisico. Metterei María José Jiménez, anzi, switcherei così. Vabbè, poi terzino sinistro ci sarebbe Mendy, ma qua andate sul sicuro con Balde, che è veramente fortissimo. Per il nostro 4-4-2 andiamo a metterli primo centrocampista centrale. Primo centrocampista centrale. Allora ragazzi, qui ho due idee, secondo me buone. Prima di tutto De Paul, che l'ho incontrato contro tante 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 volte, ragazzi, fortissimo. Nel frattempo le partite controlli sono scariche, devono rompere le palle adesso. De Paul è veramente veramente molto molto forte, l'ho incontrato contro veramente tante volte e mi ha rotto il culo tante volte. Oppure provate a fare Pedri De Jong o Pedri Gavi, in base a quanto costa, ragazzi, De Jong, perché non ne ho la più pallida idea. Non ne ho la più pallida idea, veramente. Frankie De Jong costa, no, costa di meno. Costa 140, no, infatti 90. Non l'ho andata a prendere perché costa un po', 90k, ma questo qua si abbasserà veramente dopo la prima Weekend League. Già non costerà più nulla.
E allora io vi consiglio di andare a fare, provare a fare un centrocampo alla Pedri. Non andate a prendere Modric, ragazzi, perché è molto lento secondo me in game. Non vi dico andate a fare Modric Pedri, ma andate a fare Pedri De Paul, che è veramente buggato quest'anno e può fare veramente bene. Secondo me è anche un buon centrocampista. Comunque non mancano le idee, perché c'è pure Gavi, c'è pure Modric, appena si abbassa c'è pure Frenkie de Jong. Però per me questi due sono i migliori centrocampisti centrali al momento per la Liga Santander. Poi uno difende, uno attacca, quindi ci può pure stare. Esterno destro, ragazzi, idea ce l'ho chiarissima, perché andiamo a mettere Iñaki Williams insieme a suo fratellino Nico. E secondo me qui siete in una botte di ferro, perché sono velocissimi entrambi. Addirittura Iñaki è più veloce e ha più tiro. Non capisco, 72 di passaggio, 78, mettiamone a confronto. Molte più cose migliori ce l'ha Iñaki, però c'ha un bellissimo playstyle della velocità il buon Nico Williams. Attaccanti centrali, ragazzi, qui si apre un mondo. Vabbè, lasciate stare questi qua. Qui si apre un mondo, perché Alvarez è veramente forte e molto buggato. Però se avete Danjuma, mettetelo. Io, siccome non l'ho fatto, neanche ve lo metto, così non creiamo nessun tipo di problema. Lewandowski, buono, però molto lento, onestamente. L'attacco ottimo sarebbe Alvarez, Griezmann. Però Griezmann non costa per niente poco. Provate a fare, ragazzi, Alvarez, Danjuma, che è top come attacco. Se non dovesse avere Danjuma, mettete, ragazzi, il buon Griezmann qui e Alvarez da quest'altra parte. Ovviamente la versione base. Io volevo vedere un attimo quanto costa Griezmann, solo per controllare un po'. Griezmann al giorno d'oggi, prima della primo weekend league, costa la bellezza di 100k. È vero, forse sforiamo un po' il budget di 100k eccetera, però ragazzi, secondo me al momento questa è la miglior squadra starter team della Liga Santander di FC25. Secondo me questa qua è un'ottima squadra. Poi andate a mettere chi cazzo volete come tecnico, però guardate che squadretta, ragazzi, che vi ho dato a creare. Secondo me non costa neanche tantissimo, forse a parte i due giocatori che sono Griezmann e Nico Williams, che dovrebbe costare un massimo di 20k. Quanto costa Nico? Nico costa 130k sta merda. Mi sa che un po' abbiamo sforato. Forse non è proprio low cost. Però se qui togliete Griezmann, se qui togliete Griezmann, c'è da mettere insieme a coso. Ci andate a mettere il buon pure Boato, non sarebbe per niente male. Eccolo qua. Ci andate a mettere Hendrik Alvarez, già ragazzi, direi che non sarebbe male. Se volete andare a sostituire pure Nico Williams, che avete proprio lo budget, andate a mettere senza nessun tipo di problema, ragazzi, il buon Yamal. Come cazzo si scrive Yamal? Con la Y, che cazzo scrivo così? Il buon Yamal, che secondo me è abbastanza buono, forse non è velocissimo. Però se puoi andare a prendere, anzi, forse è meglio l'altra versione. Aspetta, dimmi che qua ci può giocare, Nico. Sì, no, non ci può giocare. Però Hendrik a sinistra sì. No, neanche lui. Porca troia. Porca troia. Ok. Aspettate un attimo. Facciamo. Rimaniamo così. Con Iñaki da questa parte. Yamal non lo prendete. O ci lasciate Nico Williams senza nessun tipo di problema, visto che adesso è solamente uno, il giocatore che costa tanto che è solo lui. E la fate così, ragazzi. Se non avete crediti per Griezmann e non avete Danjuma, mettete Hendrik Basel, che lì è veramente buono perché è abbastanza veloce. Forse non ha tanto tiro con 76, però vi mettete cacciatore, migliora tanto e per tirare ci pensa. Ovviamente il buon Julian Alvarez. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, ragazzuoli. Ditemi cosa ne pensate di questo starter team della Liga Santander. Secondo me è il migliore starter team che si possa fare, questo qua, per la Liga Santander. Ovviamente, come detto, cambiate in caso Hendrik con uno tra Danjuma e Griezmann in base alle vostre esigenze, più che esigenze, forse, per i vostri crediti che avete qui sul gioco. Noi, ragazzi, ci becchiamo in un prossimo video. Divertente sempre qui su Ivan Game Sport. Consigliatemi qui sotto con chi fare il prossimo best starter team con Premier League o Serie A. Noi ci becchiamo un prossimo contenuto, ragazzi. Ciao ciao!